Facciamo una prova, domandiamo a 10 persone qualsiasi che cosa sanno della Repubblica Democratica di Corea, meglio conosciuta come Corea del Nord. Circa 8 persone su 10 saranno pronte a snocciolare tutta una serie di luoghi comuni, mescolati a inverosimili bufale, inventate di sana pianta da apposite agenzie di propaganda che solitamente hanno sede in Sud Corea, Hong Kong, in altri luoghi, sovvenzionate dai loro governi, se non direttamente dalla CIA. Visto che in quella zona spirano venti di guerra pericolosissimi, è bene sapere di ciò che parliamo, partendo dal 1953. Anno in cui gli Stati Uniti decisero di sospendere la guerra contro la Corea, rifiutandosi peraltro di firmare un trattato di pace, lasciando intendere anzi che prima o poi sarebbero ritornati ad aggiustare i conti. Forse pensavano che i coreani del nord stessero con le mani in mano, tremebondi, impauriti. Non sapevano che c'era un personaggio, un eroico partigiano che si chiamava Kim Il-sung, il quale alla testa dell'esercito popolare coreano aveva vinto i giapponesi e la loro terrificante occupazione dell'intera penisola di Corea, e che conosceva molto bene l'Occidente. Sapeva, per esempio, che conosce molto bene il linguaggio della forza e pochissimo quello della ragione. Passarono 60 anni di attesa, ma solo da pochi anni gli Stati Uniti, insieme alla Corea del Sud, danno luogo a delle grandi manovre che crescono di anno in anno sempre più di intensità, vere provocazioni, perché si svolgono a poca distanza dalle acque territoriali della Corea del Nord, e il governo della Repubblica Popolare di Corea ha avvertito: attenzione, perché qualsiasi atto di guerra nei nostri confronti avrà una risposta. Assolutamente legittima questa posizione del governo del Nord Corea, un avvertimento, non una minaccia come il mainstream mondiale cerca di spacciare. A questo punto dobbiamo considerare che Francia, Gran Bretagna e altri paesi hanno potuto sperimentare le loro armi di difesa e anche di offesa, senza che nessuno avesse nulla da ridire. Solo della Corea si dice che provoca, ripetendo esattamente quel che hanno già fatto gli altri. E poi sono arrivate fresche fresche le notizie degli Stati Uniti che sostengono di aver perso la pazienza. La pazienza di che cosa? Ritornatevene a casa, perché i coreani, vicino alle vostre navi, alle vostre truppe, sono a casa loro.